Signori, benvenuti in questo nuovo episodio di Mini World. Prima che incominci il video, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare la serie, iscrivervi al canale e lasciarmi un commentino scrivendomi che cosa ne pensate. Oh, bene, signori, come state? Bentornati su Mini World. Prima di tutto, come sempre, andiamo a salutare il buon sindaco. E ormai non so più qual è dei due il sindaco, quindi farò buongiorno sindaci, buongiorno, buongiornissimo, caffè permesso, scusi, devo passare, vada via, adesso si apre la porta, questo scappa. E adesso che brutta storia, come posso avvicinarli? Forse col fagiolo palla, venga, quanto sono furbo nella vita, arrivederci. Quindi, che cosa voglio fare in questo episodio? Probabilmente lo avrete letto, signori, voglio fare un tour del mondo, perché è l'episodio numero 25, quindi un quarto di centesimo, un quarto di cento, e quindi voglio fare un piccolo tour del mondo per poi ricominciare con la programmazione normale già dal prossimo episodio. Quindi partirei dalla città di 1020, dove è stata costruita appunto la casa del sindaco Wordino, il sindaco Pinguino, e spiegando anche magari a chi è nuovo, chi sta guardando questo video per la prima volta, che questa è una città chiamata 1020 perché è costruita in altura. Qui accanto abbiamo una casa che praticamente sarà, tra virgolette, la farm di villaggeri per la nostra città di 1020. Per chi non lo dovesse sapere, la città di 1020 sarà abitata da dei pinguini. Eccoli qua. E qui sotto, per poterli farmare, ovviamente abbiamo dei fagioli palla molto semplici da reperire. Infatti ci basterà piantarli in questo modo qua. Piantare il fagiolino palla. Ecco qua, guardate un po', quanto sono british in questo caso. Dovrebbe esserci una cassa dove posso poggiare tutto. Vedete che abbiamo già fatto un po' di cose. Ah, queste me le devo riportare. Ok, 17 fagioli palla. Come funziona? Perché giustamente qualcuno me lo potrebbe richiedere. Come funziona? Prendiamo due fagioli palla, che è il numero giusto che ci servirà per farli accoppiare. Diamo da mangiare il primo al primo, diamo da mangiare il secondo al secondo. Intanto ci hanno rilasciato anche un ovetto. Teoricamente dovrebbe adesso nascere un piccolo pinguino. Eccolo lì, un nuovo villager, e boom! Niente, liscio. Purtroppo alcune uova sono vuote. Non ho capito come fanno a lasciare solamente l'uovo senza il tuorlo. Allora, in questo frangente, questo qui è proprio l'entrata per la città di 1020, l'entrata quella principale, l'entrata quella definitiva. Cioè questo arco fatto con legno di pioppo, ovviamente sapevo che era il pioppo. E ho utilizzato anche dei materiali rifiniti, in questo caso sono dei mattoni. Andando di qua c'è praticamente tutta la strada che ci porta invece alla città inferiore. Vedete che è stata decorata, e il video della decorazione, signori, vi è piaciuto tantissimo, io di questo vi ringrazio. Quest'albero ha deciso di non voler crescere, vuole rimanere piccolino per sempre. Questa è stata la prima casa, diciamo la prima casa fatta in timelapse, perché se non lo sapete, premendo Esc, premendo su questo tastino qui, è possibile fare dei timelapse. Io comunque vi lascerò nelle schede e anche probabilmente in descrizione il link di tutta la playlist per guardare la playlist di Mini World, per non perdervi nemmeno un episodio, perché ci sono stati degli episodi veramente divertenti. Ed inoltre, signori, rimanete sintonizzati fino alla fine del video, perché ci sarà una cosa molto interessante qualora vi dovesse piacere il mondo. Scendiamo di qua, guardate un pochino quante cose abbiamo fatto e quante cose ci sono da fare. Vi ricordo inoltre che la serie di Mini World era nata, insomma, come una miniserie da 10 episodi. Siamo all'episodio 25, qualcosa non mi tornano i conti. Questa qui è stata la primissima casa che ho costruito nel terzo episodio. Una casa molto grande, ma prima di vederla direi di scendere di qua, perché c'è un qualcosina di interessante. Lì c'è un cane, probabilmente dal primo episodio, anche forse prima. C'è questo passaggino che ci porta in questa zona, la zona marittima di 1020, e qua ci sarà un porto più avanti. Adesso non abbiamo ancora fatto niente. Salendo, guardate un po', ho reso più o meno tutta la zona sicura. Andando di qua abbiamo una piantagione di tutte le colture, e quindi grano, carote, patate, zucche e meloni. Adesso non stanno crescendo, purtroppo, non lo so perché. Qui invece c'è una piccolissima farm di porcozzi, i porcozzi sono sempre di meno, che ci serve poi fondamentalmente come farm
diciamo, di fertilizzante che è molto utile. Com'è possibile fare la farma di fertilizzante dai porcozzi? Molto semplicemente, loro dopo una certa spruzzano, sparano delle puzzette, e una volta che hanno rispuzzato le puzzette, praticamente che cosa fanno? Questo fertilizzante funziona un attimino come la bombilla, e quindi noi la utilizziamo. Vedete inoltre che sto ripiantando il grano proprio per mantenervi i semi. Probabilmente farò un qualcosina di più grande in futuro per avere più semini, perché ci tornano utili. Intanto comunque vi faccio vedere che andando qua con i semini, avete sentito, ha fatto una puzzetta, e che chiaramente ha fatto una puzzetta, e ci ha rilasciato uno di fertilizzanti, quindi molto molto utile. Andando di qua ci sono delle ultime costruzioni che ho fatto, lì ci sono degli alberi custom da terminare. Questa fighissima, questa qui è la costruzione per i 3 anni di Mini World. Guardate un po' che cosa c'è sotto. Puff, e parte il palloncino che arriverà nell'esosfera probabilmente. E al centro ovviamente c'è una torta di compleanno. Molti di voi mi hanno richiesto di temare un diavoletto. Ci proveremo. Dovrei averlo in teoria da spawnare un diavoletto, quindi ci potremo provare. Piccolissima farm di legno, che ogni tanto vengo qui. Ah, tra l'altro le pigne, mi avete detto che è possibile farmarle un po' come i fagioli palla, quindi lo farò. Io ogni tanto vengo qui, mi prendo il legno, ripianto dell'altro legname. Magari questo però sarebbe da spostare, dovrei avere, ecco qua. Quindi rifaccio così, faccio buchino e metto il, ecco qua, alberello. Ok, poi non ho capito perché i pezzi di legno sparano e ne trovi uno di là e uno alle spalle della montagna. Onestamente questa cosa mi è abbastanza oscura, non l'ho mai capita. Di qua probabilmente in futuro, vi dico anche qualche progetto futuro, ci sarà la salita, la scalinata per la città di 1020. Vedo delle altre torte, ma non so se posso prenderle. No, queste non posso prenderle, e allora me le mangio, ok. Sono ghiotto? Ah, buonissima. Ah, di là si entra in casa, ma per la casa, signori, voglio partire appunto dall'entrata principale. La prima casa che è stata costruita è stato bellissimo, il terzo episodio, ed è la, signori, la casa di Frank Teocleziano e il buon porcozzo. E quindi entrando dentro casa c'è il nostro buon porcozzo, che è stato il primo animale che abbiamo tameato. Poi ci sono due cani, Raven e Ellsworth, consigliati da voi, e c'è questa povera mucca che ha ancora bisonte, non so che cosa, che ancora non c'ha un nome. Qui c'è l'occorrente per fare il jetpack, però purtroppo in quell'episodio sono rimasto molto triste perché il jetpack c'è bisogno di, sbloccarlo. E poi c'è la cassa della pergamena degli iscritti. Vi ricordo, signori, che se volete essere aggiunti alla pergamena degli iscritti, vi basterà lasciare un commentino qui sotto scrivendomi: Frank, aggiungimi alla pergamena degli iscritti, molto semplice. Ciao, niente, è semplicemente una scritta che ho fatto con dei perk che ci sono stati rilasciati dal gioco, ma che ci serviranno in futuro perché ci sarà una zona fighissima da fare. E poi, secondo piano, vabbè, l'abbiamo visto, la svolta. Questa è la svolta, perché guardate un po', si può scendere, signori, un ascensore. Quanto bello, possiamo scendere e salire un ascensore multipiano che ho costruito, è fighissimo. Il secondo piano, diciamo, anzi, primo piano interrato, è un magazzino, e qui ci sarà un gran bel restyling tra un qualche puntata, perché guardate, c'è macchinari e utensili e c'è Starboard Eva, non si capisce niente. Quindi scendo ancora, stanza degli enchantment, tra l'altro un cane è arrivato qui, non so nemmeno come ha fatto, va bene. Continuiamo a scendere, piano meno 3, e questo praticamente è il piano che da questo lato ci porta alle piantagioni, e in realtà qui non c'è niente, c'è l'occorrente solo per andare a sconfiggere il drago, che sconfiggeremo molto probabilmente in una di queste puntate, perché è una delle prossime cose da fare. Uscendo di qua c'è la parte, diciamo, agricola, mettiamola così, della nostra zona. Intanto io mi schioppo ste torce che costano una cifra e non si sa mai, possono sempre tornare utili, e vado a controllare lui che cosa mi dà. Una sella, sabbia, pezzo di sabbia marrone, degli stivali di cuoio da cowboy che onestamente mi importano il giusto. Andando di qua, come potete vedere, abbiamo i nostri bellissimi arrieti che ci servono per farmare un po' di roba. Però per utilizzarli c'è bisogno di utilizzare il grano, ma grano ne abbiamo poco. Qua continuano ad uscire delle torte e io continuo a mangiarmele. Qui abbiamo la stalla, stalla molto importante, perché per adesso abbiamo 2 pet temati. In futuro spero di averne un po' di più. Lui, poverino, non ha nome. Lui invece, signori, è il buon Calce. Perché Calce? Ovviamente Calcestruzzo. Se qualcuno si dovesse fare delle domande, no, non fatevele, perché
Non c'è risposta alla vostra domanda. Qui una zona molto carina, molto bella, guardate un po', questo è il portale per la nuova dimensione. Ci siamo andati, abbiamo preso le pizze in faccia dal drago, che ce ne ha date veramente tante, ci ha fatto un male cane. Però questa qua, insomma, è la costruzione che abbiamo adibito, che ho adibito al portale del nuovo mondo. In seguito, ultima zona da farvi vedere, ma last but not least, quindi ultima ma non per importanza, c'è la casa di Pollozzi. Potevo non fare una farm di Pollozzi? Ovviamente no, perché farm di Pollozzi che ci servirà. Intanto mi hanno rilasciato un ovetto e io direi di andarlo a spiaccichiare qua dentro. E lozia! Niente, liscio anche questo nuovo vacante. Ah, qui ci sarebbe da... Ok, dovrei riprendere, vabbè, poi lo farò io off camera. Ed è qua, si arriva di nuovo alla zona del porto. Quindi come potete vedere è bello tutto che... collegato. Premendo M vediamo che la zona è parecchio interessante, non è per niente male. Guardate, questa è la città alta di 1020, quella è la città bassa. Io ho paura che mi stanno a killare, quindi me ne devo andare. Probabilmente progetti futuri che vi voglio raccontare un attimino sono sicuramente andare avanti con gli achievement, perché inizialmente siamo andati spediti e siamo arrivati tipo qua, poi ci siamo fermati, però ci sono ancora delle cose da prendere. Voglio andare nella nuova dimensione, so che c'è una nuova dimensione, ma voglio farlo comunque abbastanza con calma. Ah, e questa è la costruzione della casa, l'altra facciata della casa che ho costruito. È venuta molto bene, non ci sono tanti dettagli, però il fatto che sia incassata nella roccia mi fa impazzire. Detto questo, signori, adesso arriva la parte che probabilmente più vi interessa, ovvero io che vado a dormire dormo nel magazzino. Lo so, in realtà ho una stanza da letto anche sopra e un sottoscala, dormo in un sottoscala, ma adesso arriva la parte che più vi interessa. Sicuramente se vi è piaciuto il mondo vorreste giocarci, non lo metto in dubbio, e per questo il buon Frank vi viene in aiuto. Come? Innanzitutto mangiandosi un'anguria, perché con questo caldo, insomma, il caldo inizia ad incombere. Mangio un po' d'anguria, mangio due ciliegie, ah, mi sento molto più fresco, mi sono sciacquato la bocca. Ma per poter giocare a questo mondo, signori, molto semplice, esco un attimino dal mondo. Prima cosa che dovete fare è aggiungermi a Mini World per poterlo fare. Quindi questo è il mio ID 363 11 958, e una volta aggiunti io vi accetterò la richiesta. Però adesso non ne abbiamo e siamo già tante persone, dovrei avere tipo 90 amici su Mini World, fighissimo, lo posso vedere da qua, 102 amici. E voi, per poter giocare alla mia mappa, signori, dovete aggiungermi. Io vi accetterò, tranquilli, perché accetto tutti. Non so se c'è un limite di amicizie, probabilmente no. Non so che cos'è questo, i fans, ho 34 fans, grazie mille fans. E detto questo, una volta fatto ciò, qui, praticamente entrando nella mia pagina, vedrete qua, non accedi, ma scarica. Ci sarà il peso in megabyte del mio mondo e voi potrete scaricarlo. Una volta scaricato lo potete giocare. Se ci fate degli screenshot, mandatemeli su Instagram, mandatemeli su Telegram, i link li trovate qui giù in descrizione. E detto questo, signori, io vi ringrazio per essere rimasti qui in mia compagnia. Se il video vi è piaciuto, come sempre, vi invito a lasciare un commento, mi piace o comunque quello che volete. La serie è più viva che mai e sono contento. Ci saranno belle costruzioni, belle cose da fare nei prossimi episodi, quindi rimanete sintonizzati. Sono contentissimo che appunto la serie vi stia piacendo. Noi ci vediamo in un prossimo video di Mini World. Ciao!